Sì, radioascoltatori, alle 19.09 con più 9 di ritardo per motivi tecnici. Siamo in onda in diretta qui a Radio Science TV sul sito radioscience.it, una trasmissione pianetologicamente nel mondo rinnovata dopo l'esperienza con l'altra emittente terrestre. Adesso ci siamo, appunto, come ho detto e sottolineo, rinnovati. In collegamento Skype, il sottoscritto dalla redazione giornalistica di pianetologitv.net in Venezia, a Pordenone, collegato Albiano Appi dell'associazione culturale Il Sicomoro, con degli ospiti che poi ci presenterà. Dunque, cosa manca? Eh sì, la regia. Questa sera di turno abbiamo Rosario Moreno in regia centrale, cioè a Treviso. Benissimo, allora detto questo, vediamo il top delle news di oggi. Iniziamo subito con in primo piano una news inerente alla mafia. Aveva contatti e teneva rapporti con il boss latitante Matteo Messina Denaro Paolo Liga, il boss fermato dalla DDA di Palermo insieme ad altre 5 persone e nipote del capomandamento di Bagheria, Pino Scaduto. I carabinieri hanno scoperto anche che Liga custodiva e gestiva l'arsenale del clan insieme ad altri indagati, tra cui Salvatore Farina. Nel deposito di armi c'erano pistole, fucili e mitragliette con matricola a brasa. Liga teneva anche i contatti con Cosa Nostra, Palermitana e Trapanese. Veniamo all'altra notizia in primo piano, degna di essere posta sotto i nostri riflettori. Parliamo di inquinamento cittadino. La Commissione dell'Unione Europea è pronta a deferire l'Italia alla Corte di Giustizia se entro lunedì prossimo non saranno presentate misure di contrasto efficace all'inquinamento atmosferico. Ancora oggi 400.000 persone stanno morendo ogni anno a causa dell'incapacità diffusa di affrontare la cattiva qualità dell'aria, dice il commissario Bella. Anche Francia, Germania, Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria, Slovacchia e Regno Unito sono nelle stesse condizioni dell'Italia, precisa la Commissione Unione Europea che aspetta risultati. Ricordo a tale proposito che in alcune città ci sono dei varchi attivi dove praticamente alcune arterie stradali urbane sono riservate a solo passaggio dei mezzi del servizio pubblico locale, vuol dire auto, corriere e tram. Ebbene, a Mestre alcuni di questi varchi sono diventati non più attivi, cioè ci può passare anche le macchine, quindi con code ai semafori, i tram e gli autobus in coda, un inquinamento che va quindi ad incrementarsi. Questa è la risposta della città di Venezia a questa situazione drammatica, molto grave, che l'Italia sta vivendo, soprattutto l'Italia del Nord, la Val Padana, per quanto riguarda questa forma di grave inquinamento cittadino. Ancora una notizia. Dunque, la Corte europea dei diritti umani considera lecito l'uso di simboli religiosi nelle pubblicità e condanna la Lituania per aver multato un'azienda che si è servita di Gesù e Maria su poster e internet per vendere vestiti. Secondo i giudici di Strasburgo, la multa inflitta per aver offeso la morale pubblica ha violato il diritto alla libertà d'espressione dell'azienda. Una notizia che credo farà discutere. E alle 19.14 cedo subito la linea a Pordenone, dove abbiamo in collegamento in diretta Alviano con i suoi ospiti che ci presenterà. A te, Alviano. Grazie, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Io prendo spunto dalle osservazioni che tu hai fatto della Corte europea all'Italia sui problemi di carattere ambientale. Infatti noi questa sera abbiamo in collegamento Gian Pietro Mondin, laureato in scienze forestali, e Paola Restiglian, laureata in giurisprudenza, e con loro cerchiamo di farci un'idea di quale sia
la situazione ambientale nel nostro pianeta, e lo faremo da due punti di vista diversi, diciamo, potremmo definirli uno pratico, concreto, e l'altro più astratto, ma pur sempre molto importante. E abbiamo scelto di parlare di questo tema perché abbiamo visto in questi ultimi mesi le reazioni del pianeta ad una sorta di febbre, di influenza, potremmo chiamarla in termini umani, che il pianeta ha. Abbiamo visto il ciclone che si è abbattuto soprattutto nel nord Europa, abbiamo visto i grandi incendi in California, e diversi terremoti in tutto il pianeta, dall'America centrale all'America del Sud, all'area asiatica, e c'è una fibrillazione, il pianeta sta soffrendo, e noi cerchiamo di capire un poco che cosa ha intenzione di fare l'uomo. Abbiamo fatto questi importanti convegni a Kyoto e poi a Porto Alegre e poi recentemente a Parigi, abbiamo preso delle decisioni su che cosa bisogna fare per recuperare la biodiversità, per recuperare la vivibilità, la respirazione dell'aria, la bontà dell'acqua, ma pur sempre non abbiamo rispettato i termini, gli accordi che ci eravamo dati. Allora, con i nostri ospiti io comincerei ad approfondire la questione, e con Gian Pietro io vorrei che ci venissero dati delle informazioni, dei dati, per avere un quadro concreto della situazione, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto ambientale legato ai processi di deforestazione e di desertificazione. A te la parola, Gian Pietro. Grazie Alviano, saluto tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori, e comincio con questa sequenza di dati pesanti. Te lo dico subito, perché la cosa, ma in parte la conoscevo, ma non la conoscevo così spaventosa com'è. Allora, io ti devo dire che non è stato facile trovare dei dati uniformi, perché pur consultando siti ufficiali tipo la FAO, l'ONU, siti ambientalisti tipo Greenpeace, WWF, Legambiente, o anche siti di natura scientifica come la rivista Science Advance dell'Associazione Americana per il Progresso delle Scienze, ho scoperto che esistono nel mondo 800 definizioni di bosco e di foresta, che variano a seconda della densità delle piante e la densità di copertura e il livello di copertura del suolo. Per cui capirai che con dati del genere non è facile fare una considerazione uniforme. Certo, ma comunque Gian Pietro, tu sai, un quadro così a chi ci ascolta, diciamo, summa capita, come si dice, certo. Prova a farlo lo stesso. Sì, sì, alla fine io ti do i dati che mi sembravano quelli più medi rispetto alle varie considerazioni che sono state fatte, che sono quelle della rivista scientifica Science Advance, che fa una considerazione del periodo dal 2000 al 2013, dove la superficie forestale mondiale è stata ridotta di 1 milione di chilometri quadrati. Detta così, giusto per avere dei parametri, la superficie dell'Italia è 301.138 chilometri quadrati, quindi vuol dire che hanno tolto dal pianeta 3 volte la superficie dell'Italia, e questo in 13 anni.
Tra l'altro, negli ultimi 3 anni, dal 2000 al 2013, la deforestazione è triplicata rispetto ai 10 anni precedenti. Dopo, sì. Scusa? No, no, sì, quindi rispetto tra il 90 e il 2000, dal 2000 al 2013 è triplicata. Sì, sì. E dal 2013 al 2015 c'è stato un calo della deforestazione, e difatti molti lo portano come un buon esempio: guardate, la deforestazione sta calando, però dobbiamo stare attenti a queste considerazioni. E io faccio un esempio estremo: è come i nostri boschi del nostro pianeta sono i nostri polmoni. È come se ci dicessero: ah, guarda, negli ultimi dal 2000 al 2010 ti abbiamo tolto mezzo polmone, però pensa che dal 2013 al 2015 dell'altro polmone ti abbiamo solo preso un terzo. Non vuol dire niente questo, i polmoni non si devono toccare, dovevano rimanere così come sono. Esatto. Se poi andiamo nel dettaglio, vediamo che la grossa fetta l'ha persa l'America Latina, con 300.000 chilometri quadrati, l'Africa, che ormai l'Africa viene saccheggiata da decenni e continua a esserlo, con 100.000 chilometri quadrati. Un dato che mi ha letteralmente buttato a terra è quello del Paraguay, che in 10 anni ha perso il 79% della sua superficie forestale. Incredibile, eh? Incredibile, incredibile. E dopo abbiamo il resto delle tre grandi nazioni forestali, che sono Canada, Russia e Brasile, dove qui abbiamo avuto una perdita del 5%, diciamo è poco rispetto alle altre. Direi che peggio di così non poteva andare. D'altra parte ci sono delle nazioni che stanno investendo molto sul rimboschimento. La Cina in assoluto è quella che ha speso di più. In 10 anni ha speso quello che non hanno speso tutte le nazioni del mondo messe assieme per il rimboschimento. In 10 anni ha rimboschito una superficie pari alla superficie dell'Italia. Però questo non bilancia assolutamente la deforestazione, anche perché un suolo rimboschito non è assolutamente paragonabile ad una foresta vergine che non viene, che è così da secoli e secoli. Ha una complessità, ha una variabilità, ha una diversità enorme rispetto ad una superficie rimboschita. Diciamo che piuttosto che lasciare deserto è meglio rimboschire. Certo, guarda, allora mi verrebbe a questo punto di fare una domanda alla Paola, perché sembra l'uomo si sta comportando in modo un po' schizofrenico, diciamo. Da quando, Paola, c'è una sorta di decadimento così del rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Sì. Tu che hai approfondito gli aspetti così etici, filosofici, quando nasce questa cosa, secondo te? Sì, intanto buonasera a tutti. Sicuramente con il progresso della civiltà, cosiddetta civiltà, l'uomo ha iniziato ad avere un ruolo da dominatore rispetto alla natura, e con l'avvento appunto della rivoluzione, quella scientifica e quella industriale, si è arrivati a un'era cosiddetta moderna, che però ha fatto saltare, come conseguenza diretta delle azioni dell'uomo, ha fatto saltare definitivamente l'equilibrio che in qualche modo comunque nel corso della storia l'uomo ha sempre avuto nei confronti della natura. E perché questo? Perché probabilmente l'uomo moderno non si è più posto il problema della natura come rapporto magari nei confronti di una deità, di una divinità, ma l'ha concepita da un punto di vista utilitaristico, quindi come un qualsiasi altro prodotto della società in cui vive. Quindi scusami, tu intendi dire che questa
sorta di divisione dell'uomo delle grandi foreste come l'Amazzonia oppure della, che vedeva delle forze quasi sovrannaturali dietro gli esseri naturali, gli alberi, gli animali, eccetera, diciamo costituiva una tutela, un equilibrio questo concetto dell'uomo. Certo, aveva comunque una connotazione morale che noi sembriamo aver completamente perso. Qualche spiraglio lo si può ravvisare nel concetto di etica ambientale che si è comunque sviluppato nell'ambito filosofico del pensiero moderno, però a questo pensiero non segue sicuramente un'azione diretta a riparare i danni o almeno comunque a consentire un'inversione di rotta. Perché per quanto magari ci siano sforzi da parte di qualche stato, di qualche paese, di qualche tipo di cultura, a noi sembra che l'andamento generale non vada nella direzione di un cambiamento totale della visione nostra della vita, dell'esistenza e quindi anche del rapporto uomo-natura, ma continui sulla strada dell'io uomo dominatore e quindi una visione che pone l'uomo al centro di tutto il pianeta. Che cosa si intende un po' per etica ambientale, che prima ne hai parlato? Cioè intuitivamente si arriva, ma c'è uno sforzo, diciamo, del mondo del pensiero per dare valore, dignità alla così all'ambiente, a ciò che non è umano, oppure no? Che impressione hai? L'etica ambientale non fa altro che applicare quella che è l'etica al mondo naturale, quindi al rapporto uomo-natura, uomo-ambiente. E il ragionamento morale fornisce, diciamo, un importante complemento per la conoscenza scientifica anche della Terra, quindi per una visione più ampia, non limitata solamente al rapporto emotivo con la natura, ma proprio a un rapporto che possa consentire di progredire della scienza a braccetto con il rispetto della natura e quindi di una concezione morale della natura. E che attribuisce un significato, uno status morale anche agli abitanti della natura, quindi anche agli animali e alle specie, non solo animali ma anche vegetali. E ci sono parecchi pensatori che si sono orientati in questo senso. E a me piace molto quello che un pioniere dell'ambientalismo americano, John Muir, ha detto riguardo al rapporto uomo-natura, e appunto questa frase mi ha colpito molto: prendi una cosa qualsiasi e scoprirai che è legata a tutto il resto dell'universo. Quindi questa concezione che comunque non consente all'uomo di limitarsi allo sfruttamento egoistico della natura, ma in una dimensione molto più ampia, un respiro molto più ampio di quello che pensiamo noi. Ecologia infatti deriva dal greco oikos, che appunto significa casa, quindi non è altro che la scienza della casa, di rispetto per la casa in cui noi abitiamo, in cui ci troviamo a vivere. Hans, che è un allievo di Heidegger, ha assunto una posizione di notevole spessore quando appunto parla di etica della responsabilità, quindi non solamente rispetto della natura, ma un'etica della responsabilità proiettata verso il futuro, verso le generazioni che vanno a venire. Certo, sì, un poco è quello che ci sta facendo capire la fisica quantistica, che ci dice che tutto è collegato e quindi tutto ha una ripercussione, qualsiasi azione può avere una ripercussione a seconda della sua natura, positiva o negativa,
parla, e questo va in rafforzamento proprio di quanto hai detto. Senti, io adesso volevo ritornare al lato pratico, per dopo rifare un salto anche con te. Senti Gian Pietro, ma sì, in Italia la situazione come si pone? Allora, in Italia c'è una situazione che molti che viene presentata in questi termini. La superficie forestale dall'unità d'Italia al giorno d'oggi è aumentata. E per cui di cosa ci lamentiamo? Abbiamo più boschi di una volta. Questo è vero, è innegabile questo, perché c'è stato l'abbandono delle montagne, c'è stato l'abbandono delle zone collinari dove l'attività agricola diventava più problematica e quindi è avanzato il bosco. Però nel periodo dell'unità d'Italia non c'era la cementificazione che c'è adesso. Non c'erano gli inquinamenti che abbiamo avuto dagli anni 60 fino al 2000 e tuttora continuano. Per cui questo paragone, noi non possiamo mai fare dei paragoni senza prendere il contesto complessivo della cosa. È vero che c'è un aumento della forestazione, è vero che è aumentata la superficie boscata, ma dobbiamo tenere presente che allo stesso modo e in maniera più evidente sono aumentati elementi che sono fortemente destabilizzanti per il suolo, come la cementificazione e l'inquinamento. Io non so se hai notizia anche tu, che ci sono anche dei processi di desertificazione in alcune parti dell'Italia, come la Puglia, a cui si stanno occupando anche con una certa preoccupazione. Sì. Guarda, la desertificazione è provocata da tre elementi che sono tutti legati all'uomo. C'è una variabile indipendente che è quella atmosferica, che però comunque è legata ai boschi, perché è dimostrato a tutti i livelli che la presenza di un bosco, di una foresta, fa aumentare l'umidità nell'aria, fa alzare la falda freatica, per cui mantiene le risorse idriche, ferma i venti forti, fa da volano termico, e fa da volano nel senso che rende più morbide le azioni climatiche pesanti. Per cui è chiaro che nel momento in cui tu tagli le foreste è ovvio che ci sarà un aumento della siccità, non c'è niente da fare. La desertificazione è determinata dall'inquinamento, dall'agricoltura intensiva, dalla deforestazione e dalla siccità, con quel legame che ha la siccità e la deforestazione. Guarda, i dati che ho raccolto, non mi crederai, ma li ho letti e riletti una decina di volte perché stentavo a crederci. Questo che ti sto per dire viene da una fonte ufficiale, cioè dal programma per l'ambiente fatto dall'ONU, che si sono trovati insieme con l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura in una riunione all'ONU a settembre dell'anno scorso. Senti che dati sono stati tirati fuori. Negli ultimi 45 anni abbiamo perso 10 milioni di chilometri quadrati degradati dalle attività agricole intensive. Una superficie come l'Europa. Ma guarda, la Cina ha 9.579.000 chilometri quadrati, cioè abbiamo perso terreni fertili pari alla dimensione della superficie della Cina. Chi ha patito di più è l'Africa, dove il 65% dei terreni agricoli sono stati degradati, poi viene l'America Latina col 51%, l'Asia col 38% e l'America settentrionale. Attenzione che siamo negli Stati Uniti col 34%, quindi questo è strettamente legato al tipo di agricoltura che fanno. Certo. Ogni anno vengono perduti dai 50.000 ai 100.000 chilometri quadrati persi definitivamente all'attività agricola.
Guarda, sono dati che mi hanno lasciato veramente di sasso, anche perché poi, sempre in questa riunione, hanno parlato di quella fascia che c'è al di sopra del deserto e al di sotto del deserto, che sono dette terre aride. Pensa che in queste terre aride c'è un terzo della popolazione mondiale. Hanno un tenore di vita decisamente più basso del nostro, si accontentano di molto poco, però vivono. Il 36%, il 44% dei sistemi agricoli mondiali sono in questa fascia, la cosiddetta fascia delle terre aride. Se questa fascia viene perduta per la siccità, per la desertificazione, si mette a rischio, dicono loro, fonti ufficiali, ONU, nei prossimi 25 anni 250 milioni di persone. Quando queste si muoveranno disperate perché non hanno più di che vivere, certo, metteranno come una specie di domino, di catena che si allarga a macchia d'olio, 1 miliardo di persone. Dove pensiamo che andranno queste persone? Sì, certo, questi processi di causa ed effetto. Guarda, mi fa venire in mente che l'ambiente dovrebbe essere considerato come un individuo che in questo momento dovrebbe essere salvato, dovrebbe avere delle leggi ferree che lo tutelano. E vorrei chiedere a Paola, ci sono dei progressi nel campo della giustizia ambientale? Ci puoi dire qualche cosa su questo tema? Sì, beh, la giustizia ambientale è nata esattamente come concetto di giustizia ambientale in seguito all'applicazione di quella che è la giustizia sociale nell'etica ambientale. Il movimento per la giustizia ambientale è nato negli Stati Uniti nei primi anni '80 per contestare la distribuzione che non era equa, quindi ingiusta, dei carichi ambientali. Quindi cosa vuol dire? L'inquinamento, gli impianti industriali, l'aumento della criminalità che andavano a concentrarsi soprattutto nelle zone più degradate degli Stati Uniti, e quindi comunità anche considerate comunità di colore, considerate comunque anche a margine della società. E in realtà quindi l'attenzione si è spostata più che altro sull'aspetto sociale. Quindi una lotta contro l'ingiusta distribuzione di quelli che sono i rischi ambientali e delle risorse naturali. E Martin Luther King ha mosso i primi passi verso la giustizia ambientale proprio nell'anno in cui e nella settimana in cui è stato poi ucciso. Infatti si era presentato a Memphis a un incontro con degli operai di colore per parlare di equità delle retribuzioni e condizioni di lavoro. E quindi considerare questo aspetto della giustizia ambientale collegata anche alle persone, non solamente all'ambiente, è una cosa appunto che mi ha colpito molto, perché considera il danno ambientale non solamente nei confronti della natura in sé, ma soprattutto delle popolazioni e delle culture che poi subiscono i danni maggiori e che sono sempre quelle più deboli rispetto all'uomo forte, dominatore. Quindi appunto questo concetto di giustizia ambientale si è sviluppato negli Stati Uniti a favore delle comunità sia afroamericane, ma anche dei nativi americani delle riserve, per esempio, o delle comunità di origine messicana. Guarda, io ti chiederei, secondo te a che punto sono queste reazioni di tipo alcuni concetti che si stanno sviluppando, come quelli della decrescita felice, lo sviluppo sostenibile, il veganesimo? Tu hai l'impressione che ad oggi
questi movimenti e queste prese di coscienza possano incidere nel futuro imminente oppure no? Che impressione hai? Io penso che possano sicuramente avere degli effetti che però vengono, come dire, superati da una presa di posizione che ovviamente è più forte. Se non c'è una politica, una strategia di fondo che va a concepire il rapporto uomo-natura in modo diverso da quello attuale, ben venga tutto un movimento, tutto un fermento di nuovi indirizzi da parte appunto di appartenenti alla società nei confronti di un rapporto diverso, migliore con la natura, ma manca comunque una strategia di fondo. Basti pensare agli accordi di Kyoto che non sono ancora in realtà, subiscono sempre dei rinvii. Certo, hai ragione. La politica non voglia, non abbia comunque nessun interesse a pensare troppo, a concentrarsi su quello che potrebbe essere invece una svolta. Infatti, scusa Paola, secondo me, Alviano, siamo noi che dobbiamo prendere coscienza di queste cose. Quando ho cercato informazioni sulle devastazioni forestali che vengono fatte nel sud-est asiatico, dove tagliano le foreste, fanno scappare tutte le popolazioni indigene che lì ci vivono, fanno scappare, se va bene, spesso vengono ammazzati, per dopo mettere giù olio, palme per l'olio. Sì. Lì c'è stata un acquirente di queste multinazionali dell'olio di palma che, spinto dai propri consumatori, ha detto no, così non va bene, o voi cercate di riparare ai danni che fate o noi non compriamo più olio da voi. E questa società, penso proprio di malavoglia, si è messa a rimboschire delle aree che aveva devastato. Ma quello è stato un movimento dal basso. Sono solo noi, come diceva Alex Zanotelli, noi non dobbiamo mai dimenticare che ogni volta che entriamo in un supermercato noi votiamo. Bravo, giusto, per giusto. Per questo prodotto o per quest'altro prodotto. E giusto per fare un po' di indicazioni, tra qui c'è ad esempio la Indofood che gestisce una quantità pari a 549.000 ettari, una volta era foresta del sud-est asiatico, adesso invece sono piantagioni di olio di palma, e guarda caso nella joint ventures chi troviamo? Troviamo la Pepsi, la Nestlé, la Wilmar, la Procter & Gamble, la Deutsche Bank. Questi sono tutte robe nostre, sono tutte dell'Occidente queste realtà qua. Dopo troviamo anche società giapponesi e società cinesi, per carità, ma far presente a queste società che guardate che noi i vostri prodotti non li prendiamo più perché fate disastri, non è una cosa da poco, e Gandhi da sto punto di vista ci ha insegnato molto. Sì, guarda, adesso l'argomento è molto vasto, molto interessante, presenta degli aspetti che sicuramente noi non siamo riusciti ancora a toccare. Adesso noi siamo andati al limite con il tempo che abbiamo a disposizione. Io quasi quasi vorrei, intanto vi ringrazio della disponibilità che ci avete dato, e vorrei lasciare i nostri radioascoltatori con questo messaggio che tu hai dato. Quando noi entriamo in un supermercato, effettivamente in qualche modo votiamo. Forse ci costerà magari anche qualche cosa, ma è indubbio che bisogna far sentire il peso e prenderci la responsabilità
di che cosa stiamo facendo, perché noi in confronto a quello che sta succedendo in questi mondi che vengono devastati, a quelle popolazioni di queste aree che vengono devastate, in fondo il prezzo che stiamo pagando è ancora relativo. Se poi si muoveranno quelle grandi masse, ne prenderemo in modo forse più drammatico. Allora, grazie della disponibilità, delle vostre informazioni, del tempo che ci avete dedicato. Grazie a voi. Paola, e grazie a Gian Pietro, e io ripasso la linea a Massimo Bonella. Buonasera a tutti. Benissimo, riprendiamo la linea qui da Venezia, dalla redazione pianetaoggitv.net alle 19.45. Prima di chiudere c'è un aggiornamento delle notizie, ma allora andiamo subito. Veniamo al treno deragliato a Milano, perquisizioni con sequestri di documenti nella sede di Milano di Trenord e in quella di Roma di RFI. Contestualmente indagate per il deragliamento ferroviario di giovedì scorso avvenuto nel Milanese, nel quale, lo ricordiamo, sono morte 3 persone e 46 sono rimaste ferite. Le perquisizioni disposte dalla Procura di Milano sono state effettuate dagli uomini della Polfer, che hanno preso dati informatici e documentazione cartacea relativa alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria. Bene, allora, anzi male, perché questa è una notizia che non dovremmo mai leggere. Dunque, tra questi incidenti, purtroppo, e incidenti anche sulle strade, sull'autostrada, io a volte vedo nelle principali autostrade italiane che è un pericolo salirci, parliamoci chiaro, è un pericolo proprio salirci sopra. Ad esempio la 4 Serenissima, la Torino-Trieste, praticamente nebbioni, autotir lanciati in velocità, uno attaccato all'altro in un muro di nebbia, per forza dopo succedono questi incidenti. Ecco, tutto questo fa riflettere. Ci dovrebbero essere, a mio avviso, più controlli mirati, no, su queste cose, e non tanto mettere i vari autovelox che poi vengono prese anche le persone che normalmente vanno molto piano. Ecco, questo sarebbe un motivo di approfondimento, perché anche chi va piano si ritrova la multa, no, tanto per essere chiari. 19.47 chiudiamo qui questo nostro programma di approfondimento giornalistico Pianeta Oggi 20 nel mondo. Vi ricordo, tra poco, intorno alle ore 20 circa, minuto più minuto meno, ci sarà il settimanale Pianeta Oggi Report in onda su Teleidea Toscana, l'emittente televisiva di Chinciano Terme, che sul canale 190 adesso copre l'intera Toscana, e poi su altre frequenze arriva anche in gran parte dell'Umbria. Ringraziamo anche per la collaborazione proprio i nostri colleghi. Domani sera invece, intorno alle 23, lo stesso programma lo potete seguire tramite l'emittente Video Telecarnia, che copre tutto l'Alto Adriatico. Allora, io chiudo qui, ringrazio alla regia Rosario Moreno di turno questa sera, che so che non sta neanche tanto bene, ha fatto un po', devo dire, i salti mortali, quindi un triplo ringraziamento. Anche a voi, gentili ascoltatori, vi ricordo, questa è Radio Sirius, la vostra linea diretta con l'informazione. A presto.